A distanza di alcuni giorni riparliamo con il prefetto Librizzi, che commissario facente funzione di sindaco di Augusta, del problema dei migranti, il problema che si è aggravato ancora fino a ieri, domenica, oggi lunedì, c'è anche un convegno sui migranti qui al municipio di Augusta. Il problema si è aggravato anche perché abbiamo notizia che il governo regionale vuole distribuire fondi ad altri comuni dove sono gli sbarchi dei migranti, ma a quanto pare ad Augusta no, stando alle notizie che sono state diffuse. Ecco, noi parliamo direttamente con la dottoressa Librizzi per vedere qual è la situazione a questo punto. Allora, la situazione è in questi termini. In questo momento noi abbiamo esattamente 3 sbarchi, uno sbarco di circa 1070, poi con una nave dattilo della Marina e 2 imbarcazioni con un numero inferiore di migranti, una dovrebbe essere sui 100 e l'altra sui 70. Non abbiamo ancora in questo momento la quantificazione del numero dei minori non accompagnati, che è quello che poi maggiormente coinvolge questo comune, perché dobbiamo trovare una sistemazione. L'abbiamo affrontato già la volta precedente. Allora, per quanto riguarda quello a cui si riferisce, circa una ventina di giorni fa io ho letto un trafiletto sulla stampa, nella quale si diceva che la regione aveva deliberato uno stato di emergenza prevedendo appunto dei fondi per quanto riguarda i comuni interessati dagli sbarchi e che i comuni che erano stati presi in considerazione erano stati il comune di Lampedusa, dove chiaramente nell'ultimo mese anche per l'assenza non ci sono stati grandissimi sbarchi, Porto Empedocle e Pozzallo. Mi è sembrata sicuramente una cosa anomala, una svista, e allora ho preso contatti con il capo di gabinetto del presidente della regione, al quale ho detto che mi sembrava piuttosto strano che si fosse stata questa svista così elevata. Lui mi ha detto che si trattava di un provvedimento normativo e non amministrativo, che lascia presagire che era un provvedimento votato in aula. E allora ho detto, beh, è un provvedimento normativo, ma comunque Augusta non c'è. Dice, guardi, dico, comunque io per darle contezza della situazione le mando il report degli sbarchi che si sono verificati ad Augusta e anche il numero degli sbarcati e il numero dei minori. E allora, quando ho mandato il report, eravamo a 64 sbarchi, a circa 30.000 migranti sbarcati e a circa 3.000 minori che erano sbarcati, diciamo che erano a carico del comune. E questo diversi giorni fa. Questo ho mandato. Siamo a 5.000, mi pare. La Marina ha comunicato una cifra del genere, se non sbaglio. Sì, adesso diciamo le cifre, anche alla luce di quello che verificheremo oggi, si modificheranno. Quindi, alla luce di questo, la situazione chiaramente desta molta perplessità. Io ho fatto presente che non è possibile che. Non è pensabile, più che non è possibile, che il fatto che non ci sia una rappresentanza politica ma ci sia una commissione straordinaria, la commissione straordinaria venga penalizzata, perché qui non si penalizza indubbiamente chi in questo momento rappresenta il comune o amministra, ma si penalizza un'intera collettività. Certamente. So che sono in corso delle iniziative da parte di, diciamo, di deputati regionali che avrebbero intenzione appunto di proporre un emendamento, ma io ritengo che sia molto grave il fatto che sia stata esclusa, non il fatto che proprio, diciamo, adesso si corre ai ripari, ma che sia stata esclusa perché, già a priori, perché significa proprio che non si ha contezza del fenomeno che sta interessando queste coste. Ma è un po' strano, in effetti, lei giustamente ha fatto la sua parte ufficiale, ma è strano perché Augusta ormai è sempre dappertutto, anche sui telegiornali, vanno addirittura servizi speciali a Rai 3 recentemente. Direi, quindi sembra una cosa veramente strana, superficiale, è gravissimo. È assolutamente una superficialità stranissima un po', considerando la situazione di Augusta. Considerando appunto che comunque Augusta batte, vogliamo dire in termini calcistici, certo, visto il momento, batte in numeri anche gli altri tre comuni che sono stati presi in considerazione. Infatti, prima Augusta e poi gli altri. Anche perché è stato il primo comune, il primo porto, e poi lo è dal punto di vista militare e anche commerciale.
E per quanto riguarda il... allora, voi in questo momento avete ripreso anche altre strutture pubbliche a disposizione? No, adesso stiamo utilizzando, diciamo, a parte queste strutture provvisorie, che sono sempre emergenziali tra Portopalo, Caltagirone e Priolo, abbiamo anche la scuola di Via Dessier che viene utilizzata. Ancora, cioè. Per ora c'è un numero abbastanza ridotto, non sappiamo diciamo, di quanto sarà integrato con i minori che arriveranno adesso. Però è chiaro che l'estate è in corso, il numero degli sbarchi indubbiamente può anche portare a numeri molto più grossi di minori non accompagnati e quindi potrebbe verificarsi inevitabilmente la necessità di ricorrere ad altre strutture. Devo dire che in questo contesto certamente si richiede una particolare attenzione soprattutto da una commissione straordinaria, che c'è veramente una grande offerta di posti. Ci sono moltissimi strutture di privati che mettono a disposizione. Moltissime strutture di private sia in Augusta ma anche altrove mettono a disposizione, diciamo, si mettono a disposizione. È chiaro che questo potrebbe considerarsi in questo momento un business, infatti, e quindi bisogna muoversi anche qui con molta cautela. Mm-hmm.